conosciuta per la sua celebre torre pendente, fiera del suo passato di potenza mondiale fin dal Medioevo, epoca nella quale come repubblica marinara espanse il suo dominio su vasti territori, oggi si pone come città antica e moderna, orgogliosa di questo passato e forte del suo presente. Madre di figure storiche rimaste scolpite nel tempo, è una delle città simbolo più conosciute al mondo. Questa è Pisa. Edificata lungo le rive del fiume Arno, a pochi chilometri dal mare, Pisa nasconde un misterioso passato. La sua origine è incerta. Alcune teorie ipotizzano radici di natura ligure, altre greca. Ma le sole certezze sono che fu insediamento etrusco e successivamente colonia romana. Questo fece diventare Pisa un'importante base navale del Mediterraneo. Ma fu solo nel Medioevo che conobbe il periodo di massima fioritura economica, politica ed artistica. Le crociate furono l'occasione per espandere i traffici commerciali nel Mediterraneo, trasformando Pisa in una grande potenza marittima. La sconfitta subita da parte della rivale Genova nel 1284 segnò l'inizio di un lento declino che durò fino alla seconda metà del Cinquecento, secolo in cui vi fu una ripresa caratterizzata principalmente dallo sviluppo della sua università, voluta da Lorenzo il Magnifico. Simboleggiata dalla storica bandiera rosso-crociata, Pisa vanta all'interno delle mura perimetrali del centro numerosi palazzi storici e diverse case-torri. Edificati per la maggior parte nei pressi delle rive dell'Arno, i palazzi nobiliari devono questa collocazione per lo sviluppo delle attività commerciali delle rispettive casate. Costruiti in età medievale con influenze gotiche, molti di questi edifici dovettero subire numerosi interventi di ristrutturazione, in particolar modo dopo il secondo conflitto mondiale, dove Pisa venne colpita duramente da pesanti bombardamenti. Di particolare rilevanza, a pochi metri dalla Piazza dei Miracoli, sorge Piazza dei Cavalieri. Su di essa si affacciano edifici storici come il Palazzo della Carovana, disegnato da Giorgio Vasari, oggi sede della Scuola Normale Superiore, e il Palazzo dell'Orologio. Si ergono inoltre luoghi di culto quali chiese e canoniche, che rendono la piazza una vera e propria meraviglia architettonica. Fondato nel 1543 da Luca Ghini e Cosimo de' Medici, Pisa vanta il più antico orto botanico universitario del mondo. In esso è possibile ammirare una ricca e rara collezione di alberi, piante, specie erbacee e acquatiche, provenienti da diverse parti del globo. Sono molti i nomi dei personaggi storici legati alla città di Pisa. Spicca tra questi il conte Ugolino della Gherardesca, politico e comandante navale pisano, conosciuto come figura dantesca nel canto 33 dell'Inferno. Si narra che venne rinchiuso con figli e nipoti nel Palazzo dell'Orologio per volere dell'arcivescovo Ruggeri e che, per non morire di fame, si cibò dei suoi stessi parenti. Considerato come uno dei più grandi matematici esistiti, Leonardo Fibonacci
contribuì alla rinascita delle scienze esatte, introducendo per la prima volta in Europa le 9 cifre e creando la famosa successione numerica che porta il suo nome. Ma il personaggio più di rilievo della storia pisana, considerato il padre della scienza moderna, è sicuramente Galileo Galilei, fisico, filosofo, astronomo e matematico. Sospettato di eresia con l'accusa di voler sovvertire le sacre scritture, fu processato e condannato dal Sant'Uffizio, costretto a rinnegare le sue teorie ed esiliato nella propria villa di Arcetri. 359 anni dopo, nel 1992, Papa Giovanni Paolo II riconobbe gli errori commessi dalla Chiesa Cattolica. Con più di 50 edifici tra chiese, canoniche e cappelle, la concentrazione di luoghi di culto nel centro di Pisa risulta massiccia e presente praticamente ad ogni angolo di strada. Queste costruzioni presentano una miscela di stili, dal gotico al romanico. Arcate, colonne, simboli e scritte latine sono caratteristiche comuni, così come le tele e gli affreschi, dipinti e collocati al loro interno. A causa dei pesanti bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, molte di queste strutture sono state sottoposte ad interventi di restauro. Interventi che tutt'oggi avvengono periodicamente, mantenendo intatti a disposizione di tutti questi veri e propri pezzi di storia pisana. Di sicuro interesse è il grande murale tutto mondo, realizzato da Kate Haring nel 1989 sulla parete esterna della canonica della chiesa di Sant'Antonio Abate. La superficie dell'opera misura circa 180 metri quadri e si tratta del più grande murale mai realizzato in Europa, nonché dell'ultima opera pubblica creata dall'artista statunitense. A nord del centro storico, in prossimità delle mura medievali, sorge la Piazza del Duomo, conosciuta come Piazza dei Miracoli. Annoverata tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO dal 1987, è composta dalla cattedrale, dal battistero, dal campo santo e dal campanile. Costruita tra l'anno 1000 e 1100 in stile romanico pisano, la cattedrale si caratterizza per una pianta a croce latina. La decorazione esterna presenta marmi multicolore, mosaici e numerosi oggetti in bronzo, tra cui gli imponenti portoni d'ingresso. Al suo interno, suddiviso in 5 navate, è possibile ammirare il Pergamo di Giovanni Pisano e il maestoso soffitto a cassettoni dorati seicenteschi. Nel punto di incontro tra i transetti e il corpo centrale si innalza la cupola con la Vergine in gloria e i Santi, affrescata dai pisani Orazio e Girolamo Riminaldi. A sinistra della cattedrale si erge il battistero.
costruzione a pianta circolare sulla quale si imposta una cupola sormontata dalla statua di San Giovanni Battista. La particolarità che rende il battistero un luogo affascinante è l'incredibile eco con tonalità diverse che si ottiene mettendo suoni a lato della vasca battesimale. Più a nord è possibile visitare il Camposanto Monumentale che, grazie al suo rivestimento in marmo bianco, si intona perfettamente con gli altri monumenti della piazza. Caratterizzato dalla sua struttura che presenta un quadriportico, al suo interno si possono ammirare molti sarcofagi di epoca romana e molte tombe terragne. Infine, ad est della cattedrale, svetta su tutti la famosa torre pendente. A 10 anni dall'inizio della sua costruzione, avvenuta nel 1173, la torre ebbe un leggero cedimento che portò alla sospensione dei lavori. Essi ripartirono nel 1275, dopo una correzione dell'asse, ma al raggiungimento della costruzione del settimo piano, l'accentuazione della pendenza portò nuovamente alla sospensione dei lavori, ultimati alla metà del 300. Con l'edificazione della cella campanaria, la torre misura 55 metri di altezza e la sua particolare pendenza l'ha resa uno dei simboli più conosciuti al mondo. All'ombra della torre si nasconde una città magnifica, piena di arte, di storia e di cultura. Questo rende Pisa una meta ambita da turisti provenienti da tutte le parti del mondo, una città che almeno una volta nella vita vale la pena visitare, lasciandosi conquistare dalla magia e dalle emozioni che riesce a suscitare ad ogni angolo di strada.